imprimitura per colore ad olio. Gli ingredienti sono due contenitori di colla di coniglio diluito con acqua 1/10, mezzo contenitore di olio di lino purificato, un contenitore di carbonato di calcio, poi un contenitore di bianco di zinco. Presento imprimitura. Su tela grezza si può dipingere subito colore ad olio, però mettendo imprimitura su tela, i colori rendono più luminosi e più corposi. Adesso spiego tutto procedura di imprimitura. Prima di tutto faccio esperimento mettendo un goccio di olio bianco di zinco. Cosa succede? Bianco di zinco resta bianco, questo serve per dare luminosità. Invece carbonato di calcio diventa trasparente, però ci vuole carbonato di calcio per dare corposità. Io consiglio di usare carbonato di calcio invece di gesso di Bologna, perché riesce a estendere meno spessore. Il pigmento di bianco di zinco, prima di mescolare con la di coniglio, bisogna setacciare. Occorre preparare una bacinella dove si può mescolare tutti gli ingredienti, versare un contenitore di colla di coniglio diluito, poi mettere il bianco di zinco setacciato senza muovere bacinella, senza mescolare. Adesso bisogna aggiungere un contenitore di carbonato di calcio, stessa quantità di bianco di zinco, da setacciare. Poi si mette nella bacinella. Anche questo mette nella stessa bacinella. Ho messo prima bianco di zinco perché è più pesante del carbonato di calcio. Si mette tutto, poi non fa muovere bacinella né mescolare. Aspetto un quarto d'ora finché non assorbe tutto con la di coniglio. Quando la colla di coniglio viene assorbita da bianco di zinco e carbonato di calcio completamente, si può mescolare. Bisogna mescolare sempre stesso senso, solo un senso, per mettere olio di lino. All'inizio soprattutto a goccia a goccia. All'inizio bisogna mettere olio molto piano, girando sempre stesso senso, altrimenti si separano tra olio e colla di coniglio. Quando colla di coniglio è raffreddato, bisogna riscaldare con acqua calda, poi si amalgamano meglio. Continuando a mescolare stesso senso, uniscono tra olio di lino con la di coniglio. Diventa una sorta di yogurt, molto cremoso. Bianco di zinco dà luminosità, carbonato di calcio dà corposità. Così l'emulsione diventa completo. Poi aggiunge un altro contenitore di colla di coniglio. Con questa diluizione si stende con pennello. Da qui comincia fase di pittura.
Questo composto ottima imprimitura, adatto per colore ad olio. Rende molto luminoso e corposo. Si può stendere su terra, anche su tavola. I colori viene assorbito metà, rimane superficie anche metà. Provate.